Ciao a tutti, bentornati da Mr. Checkers. Adesso facciamo un po' di gameplay, che tanto che non si fa. Vedete, siamo qui su Play OK. Non so, proviamo 3 minuti, Scorpione. Vediamo se gioca. Partiamo da un avversario di basso livello. Non gioca, a posto. Tutti a scappare. Proviamo questo. TTN 3321G. Un altro che dice il suo nome. Quindi è ospite. Questa è la solita. Adesso cosa faccio? Dovrei pensarci. Faccio questa. Boh, non so se è stata la mossa giusta. Adesso cosa fa? Ah, ok. A questo punto non so più io cosa fare. Facciamo la 18-13 per forza. Poi devo fare subito le due. Facciamo subito le due. Adesso lui deve dare il cambio. E lo dà. E oddio, qua. Questa. Pariamo il tiro. Occupa tutta la diagonale. Pensa un po'. Allora questa. Questa e chiude. Ok. Sono messo male io adesso, però cosa posso fare? Questa, poi devo fare il cambio. Resto chiuso. Non lo so, vediamo. Che strana posizione. Adesso sono per forza obbligato a fare questa e rimango chiuso, quindi devo. Quindi niente, devo perdere. Cioè, assurdo. Come cavolo ho fatto a perdere? Mi sono andato a complicare. Qua ho dovuto variare, poi fanno sempre 10, 4, cioè 23-19. Andiamo verso l'alto. Ecco, adesso facciamo così. Ok, questa. In questo caso dovrei avere delle buone possibilità di vittoria. Ecco, mantengo la posizione solida e adesso dovrei avanzare con questa. Chiaro che non sto analizzando. Molto bene. Non
non voglio sbagliare, quindi no, andiamo avanti così. Ho paura di queste tre qua perché c'è la possibilità del tiro. Però se io continuo a dare i cambi vinco, ecco, quindi è giusto. Così non può portare pezzi al centro damiere. Qua me ne dà due. Ah niente, adesso devo... Devo liberare il gioco. Magari perderò una pedina. Proviamo a mettere questa qua. Giustamente lui attacca da quel lato. Giustamente. Andiamo qua. Ok, adesso qua. Sto rischiando, quindi è meglio che porto la dama al centro e mi difendo. Poi al limite vincerò per tempo. Così dovrei farcela. Questa, se no va a finire che perdo la pedina. Questa. E attenzione adesso, perché facciamo prima questa. Tanto lui di là sicuramente non si muoverà. Vinco per tempo. Magari un tiro o qualcosa ci sarebbe anche stato, ma non ho analizzato. Attenzione qua però, eh. Cosa faccio adesso? Oddio. Questo. Sono andato nel pallone. Rischiavo di perdere per tempo. Ok, grande vittoria. Insomma, tanto grande no. Boh, vediamo questo con le aperture, se gioca. A un minuto non c'è nessuno. Ok. Facciamo le due. Qua cosa si fa pure? Ma chi si ricorda? Andiamo qua. No, così forse ci rimetto. Oddio, non lo so. Allora, se vado qua, lui fa questa. Io vado qua, lui fa questa. Allora. Oddio. Proviamo. Cado dalle nuvole oggi. Allora, chiudo. Cioè, non me l'ha fatto il cambio. Ok, che faccio? Chiudo ancora. Ho vinto. Cosa fa? Può farmi le due se fa quella, è giusto. Però io sono a dame e vinco lo stesso. A esporlo al tiro, perfetto, vinto. Ok, c'è il ritorno.
Questo comunque non sa giocare. Proprio impostazione zero. E vabbè, dopo magari me ne cerco uno più forte. Ho pensato a 1200 punti. Così. Questo. E questo. Non abbandona mai. Ma poteva andare a dama con questa, non ha visto. Vabbè. Avrei chiuso poi con la mia dama. Ah, c'è andato adesso, ok. Molto bene. Allora facciamo. Non so se mi conviene dargliene 3, eh. Non lo so. Facciamo che non gliele do. Che non mi va di stare a pensare. Cosa faccio però? Attenzione, perché adesso mi vado ad attaccare. Che recupero. Dovrei vincere ugualmente, però che fatica. Ah, ok, c'è il cambio. Adesso è vinta. Lui non abbandonerà mai, neanche se rimane 4 contro 1, ma potevo dare il cambio. Ora chiudo un pezzo e gli vado a chiudere l'altro. Attenzione perché così non riesco. Così sì però. Ok, basta. Vediamo se c'è qualcun altro. Un minuto, attenzione. Se arriva, vediamo se arriva. Non arriva. No, WWT. Allora niente. E con chi gioco? Con Brio, 963 punti. Provo a fare io un tavolo da un minuto. Genio 1. Sì, però 5 minuti. Per finire sfido il genio. Oh, buon gioco. Boh, non è che me la ricordi del tutto. Vabbè, facciamo la diga. Poi però, adesso che faccio? Cosa facciamo adesso? Potrei fare questa, oh. Al limite mi farà il tiro. Però me ne deve dare due. No, in realtà se me ne dà due me ne deve mangiare due, quindi non c'è il tiro. Cioè pensavo se mi salta questa. Infatti me lo fa. Io attacco adesso. Adesso c'ho un pezzo in più. Ok, devo
fare però attenzione. Comunque, i minuti li ho, quindi fermiamoci un secondo a pensare. Ora, se faccio questa, lui può andare qua. No, dopo è a dama. Se invece faccio questa, ma la potrei fare anche dopo. Faccio questa, così. Aspetta, però. Dopo io, se lui va qua, do il cambio. Altrimenti è meglio questa, dai, chiudiamo subito. Chiudiamolo subito, ecco, poi. Poi ci devo pensare. Non lo so, a sto punto. Facciamo questa, dai. Vado prudente. Mantengo il pezzo in più. Ok, adesso io farei questa qua. Ci devo pensare un secondo. Allora, se faccio questa, no, perché c'è il tiro. Se faccio questa, insomma, non lo so. Facciamo questa, dai. Nel caso lui facesse così, io posso fare sempre la 28-24. Cioè, devo ammettere che non penso mi sia mai capitato di dover gestire col pezzo in più una posizione così. Allora. Qui la questione si fa un po' complicata. Allora, andiamo qua. Lui potrebbe. Potrebbe andare qui o qui. Se va qui, do il cambio. Se va qui, allora, ok, mi agevola notevolmente così. Nell'altro caso, penso che avrei potuto dare il cambio dall'altra parte. E qui mi devo togliere dal tiro. Può dare il sacrificio, fare le due. Facciamo questa, dovrei aver vinto. Cambio e fine. Oh, così. Ho battuto il genio. Attenzione però, perché qua rischio il tiro a 3. Cioè, ci sarebbe questa, se muovo questa e poi tiro a 3 con questa. Quindi devo per forza attaccare. Io non so cosa deve pensare, cioè, ecco, è l'unica. Adesso farà la 4-8, questa. Ecco. Questa. E fine. Dai, facciamo il ritorno. Anche questo non abbandona mai. Ah, io non ho capito se è stato Hitler a dare l'ordine di combattere fino all'ultimo uomo. Vediamo se combatte ancora. Facciamo 2 contro 1, dai. Cioè, ma vi sembra? Ma vi sembra? Ok, dai. Oh.
Finalmente. Ma che mossa è? Adesso mi fa il tiro a tre o mi attacca, cosa fa? Dunque, boh, posizione sconosciutissima. Ah, niente, facciamo questa e basta. Cioè, allora, dopo attaccherò a ripetizione, cosa vi devo dire? Genio gioca con un pezzo in meno in pratica. Anche prima. Allora, diamo il cambio, non lo so. Inutile stare a complicarsi la vita. Attenzione che se adesso attacca devo chiudere. Me la sono complicata io la vita. Allora, non c'è questa combinazione. Mi sembra di no. Anzi, aspetta, se io vado qua. Mangio, gli do il cambio, lui rimangia, non gliene mangio due alla fine. Allora, no, devo ricalcolare. Allora, questa mangia, io gli do il cambio, lui mi mangia. Boh, proviamo, limite pareggio, tanto ho vinto la prima. Oggi proprio analisi zero, non riesco. Infatti ho analizzato male, perché lì c'era rimasta. Oddio, ma cosa ho visto? Ho visto praticamente un tiro che non esiste. Vabbè, dovrei vincere anche così. Speriamo. Mi sono buttato letteralmente. Mettiamo i pezzi al sicuro. Attenzione perché il genio mi ha imbambolato. Star pensando, attacco di qua o blocco le due? Genio. Dai, che i fans si annoiano. Dai. Gli spettatori se ne vanno. Oh, de ha deciso di bloccare. Ah, niente, se attacco mi fa l'incollatura.
così. Attacchiamo dopo. Ancora, tanto cosa serve? Attacchiamo. Tanto sempre pari finisce. Allora, boh, portiamo avanti questa. Vedere se sbaglia qualcosa. In realtà c'è anche un altro tiro che potrei tentare portando la dama qua, però lui dovrà riportare la dama qua. Allora, se vado qua, sposta questa e non ci cascherà mai. Se invece vado qua, posso tentare, però può spostare anche la dama. Beh, tentiamo lo stesso, vediamo che fa. Vediamo cosa fa. Al limite vincerò per tempo. Giusto, proprio quello che volevo fare. Peccato che non c'è una pedina qua, se no gliene avrei mangiate tre. Davvero peccato. In teoria, ho del vantaggio qua. Che ha i pezzi indietro. Solo che devo. Non posso mettere la dama. Ma facciamo prima dama, che è meglio. Tanto qua non ci può andare. Che c'è l'occhiale. Andiamo qua. Probabilmente la fretta mi ha fatto sbagliare un po'. Però io diciamo che mi sono anche un po' stancato di sto finale. Tra l'altro. Avevo vinto subito. Ok, ho perso per tempo. Bene. Allora, se adesso c'è qualcuno a un minuto, non c'è, quindi boh. Ci sarebbe sto tavolo, ma niente, non c'è nessuno. Potrei anche fare un minuto secco, però non viene nessuno. Se non viene nessuno, niente. Vorrei giocare anch'io. Gran posizione, però tanto ho guadagnato quella posizione. Perché non mi ha dato il cambio? Non lo so. Adesso io guadagno anche il pezzo, quindi che facciamo? Diamo il cambio, dai. Diamo pure il cambio. Lui aveva il tiro, non l'ha visto. Allora diamo un altro cambio. Con la dama lì in mezzo non può farmi nulla. Facciamo un'altra, poi basta però, eh. Cosa facciamo qua? Questa. Adesso facciamo le due. Troppo teorica questa. Dai, proviamo. Adesso facciamo le due.
Adesso corriamo, più veloci della luce. Che ho poco tempo. Abbiamo una dama in più. Però qua mi dà il cambio. Vabbè, non importa. Sempre due contro uno. Adesso che si fa? Niente. Di là non si schioda. Andiamo qua. Evita sempre i cambi. E allora niente. Non mi va di rischiare poco tempo. Tutto al più gli potrei dare la pedina. Oh, non sbaglia niente, eh? E dai. Oh, finalmente. Dai. Dai. Ah, niente, allora devo arretrare. Sacrificio. Però ho poco tempo. Ho vinto per tempo, sì. Vabbè, basta così. Grazie a Vorrei giocare. Il video termina qui, spero di avervi divertito. Lasciate un like, commentate, seguite il canale, iscrivetevi, mi raccomando. Alla prossima. Ciao.